Dispiace tanto per un uomo che veramente una parte della sua vita l'ha dedicata al nostro Stato, l'ha dedicata all'Italia, ha creato una grande forza politica attraverso la quale ha poi creato una classe dirigente dai comuni al governo, quindi era un punto di riferimento per il centrodestra, era un uomo grande nel suo modo di fare, lo ha dimostrato anche nei rapporti a livello internazionale. È stato bersagliato, dobbiamo dirlo, dalla giustizia per tantissimi anni, per cose anche che poi sono risultate non, corrette e quindi, diciamo, uno che ha sofferto, ecco, anche attraverso la politica. Lascia un vuoto. Io credo che il centrodestra senza Berlusconi adesso, sarà un grosso problema per loro, devo dire, perché l'ala moderata, l'ala del ragionamento, l'ala del confronto, era, viva e forte nel momento in cui c'era Berlusconi. Adesso non so all'interno del centrodestra chi è che riuscirà a prendere questo volano, ecco, che ritengo sia indispensabile in questa fase dove, ecco, il governo vuole andare a determinare, le riforme istituzionali, la riforma dello Stato e quindi presidenzialismo sì, presidenzialismo no, quindi io credo poi un grande mediatore come lo è stato Silvio Berlusconi mancherà sicuramente non solo al centrodestra, ma devo dire mancherà al quadro politico nazionale.